Righetti, Righetti, sono qui. Sono qui, respira. La gamba, hai battuto nella caduta. Hai male? Fa vedere. Abbiamo passato una notte a 7000 metri, siamo vivi. 7000 metri, ti rendi conto? Hai la spalla che ti fa male, non ce la fai a risalire. Se hai un'idea migliore, dilla. Non lo so. Facciamo una corda doppia e scendiamo a valle. La parete su cui ci troviamo è alta 200 metri. 180. Pardon? La parete su cui ci troviamo è alta 180 metri. 200, e noi siamo siano a metà. Meno della metà. Metà, eravamo a metà quando salivamo, avremmo fatto un volo di 5 o 6 metri. Massimo, se no rimbalzavamo e finivamo a valle. Mi segui? Ah, Righetti, porca puttana, tieni Righetti! Tranquillo, Bolzoni, ti tengo, ti tengo! Bolzoni, Bolzoni, cazzo, rispondi! Io vado in parete. Mi sono innamorato. Bene, bravo, ma io vado in parete. E per la prima volta nella mia vita non mi importava niente di capire. Non cercavo di far quadrare la cosa in modo che avesse senso. Chissà cosa sta facendo in questo momento. Che ore sono? È circa l'una, ora pakistana. Aiutami, Bolzoni, aiutami, perché ho paura. Oddio, oh mio Dio, no, scusami Righetti, scusami, io no, cosa ho fatto? Scusami! Senti, hai una sola possibilità, scendere prima che si metta a nevicare. La piccozza ce l'ho sotto il culo, prendila, con un po' di fortuna puoi farcela, puoi ancora farcela, ma devi andare adesso. Tieni questo moschettone, a me non serve più. Cerca di scendere arrampicando e vedi di trovare una sporgenza non oltre 6-7 metri prima dell'estremità della corda. Quando trovi la cengia, dai un paio di strattoni alla corda e molla la tensione. Ciao Sergio. Ciao Mario. Se avessi avuto una penna, ti avrei scritto una lettera. Meglio tardi che mai, vero? Io resto qui, tu lo sai. Coraggioso non lo sono stato mai. Inseguito dai miei sogni, che scappando non ho realizzato mai. Amico mio, posso solo immaginare come sarebbe stato un giorno ritornare.